Vogliamo pregare prima di tutto? Padre, senza di te non possiamo fare assolutamente nulla. Perciò nel nome di Gesù ti ringraziamo per il tutto che tu sei in noi, con noi. E questa mattina, Padre, vogliamo conoscerti meglio, riconoscere ciò che tu hai fatto in noi, in Cristo, per la tua gloria. Ti prego di aprire i nostri cuori e capire che, di nuovo, senza di te non possiamo fare nulla. Benediccici, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene. Allora, un giorno di nuovo, l'altra settimana, per chi non c'era qui, ho iniziato una serie di insegnamenti che farò per aiutarci a conoscere meglio la nostra identità in Cristo. Cosa significa essere diventato un uomo nuovo? E noi abbiamo ricevuto senz'altro tanti sani insegnamenti su questo tema, però noto, almeno dalla mia esperienza e anche da altri, che proprio non c'è veramente questo pieno concetto di chi siamo in Gesù Cristo. Spero che oggi possiamo conoscere ancora meglio cosa significa uomo nuovo, essere una nuova creatura. Diciamo così, questi insegnamenti sono utili per introdurti a te stesso, per farti conoscere veramente chi sei. E non so se avete visto mai quel programma in TV su digitale terrestre che si chiama Casa su misura. Casa su misura. Fixer Upper, mi sa che si chiama in inglese. Comunque sono una coppia, marito e moglie, che comprano case vecchie, le ristrutturano, fanno dei bellissimi capolavori. Poi dopo cosa fanno? Li presentano a chi l'ha comprata e prima di mostrargli la casa nuova cosa fanno? Hanno due sipari che si uniscono e con l'immagine della casa vecchia e poi uno da una parte e uno dall'altra lo aprono per mostrare a coloro che hanno comprato la casa, la loro casa nuova. E vorrei farvi vedere l'espressione delle facce di queste persone che vedono la loro casa nuova, per essere anche un'illustrazione affinché noi possiamo vedere cos'è e com'è la nostra casa, la nuova identità in Cristo. Grazie. It's going to be so fun to share this moment with the whole family. This is really going to be nice. I like to always start back at this beautiful canvas just so we can see the house and the way that it was when y'all bought it. So you remember I called this the clubhouse. It originally was a 4-bedroom, 3-bath house. It's now a 5-bedroom, 4-bath house. We added about 700 square feet to the total floor plan. Now you purchased the house in $435,000. We had about $415,000 to do the reno, but the big picture, beautiful house right in the perfect spot in Waco, Texas. I think y'all are gonna live happily ever after here. Are you ready to see it? Yes, sir. All right, y'all stay put. Here we go. Deep breaths. Hey Morrison family, are y'all ready to see your fixer upper? Yes. Yes. Yeah. Clean, updated look. I know that we wanted a little change with the brick, so we made it a really pretty soft cream color. We added the shutters, added the gas lanterns in the entry. Obviously, the new landscape kind of brings it back to life, added that fountain. Originally, it was just a really solid house. It just needed some cosmetic updates, so I think now it has a fresh template. It's clean and fresh. Awesome. It's brand new. Yeah, it's
Allora, era in inglese e per chi non l'ha capita in inglese, praticamente stanno descrivendo le cose nuove in questa casa, no? Le cose che hanno aggiunto, le cose belle. Ma la cosa bella è vedere proprio quell'espressione di quelle persone che ebbero quando dice: ecco la tua nuova casa. E nella parola di Dio in Secondo Corinzi 5:17 cosa dice? Dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ecco, è come quando loro aprirono quel sipario e dice: ecco la tua nuova casa. Tutte le cose vecchie tue, se sei in Cristo, sono diventate nuove. Quella parola, ecco, la troviamo tante volte nella parola di Dio, usata in vari modi. E una o due delle volte che lo vediamo, la vediamo, è quando, per esempio, il Signore nella Genesi, dopo che spogliò Adamo ed Eva dalle loro foglie di fico e li rivestì con le pelli di tunica, cosa disse? Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. E quindi, ecco, adesso guardate, no? Vedete cosa è successo? Lo vediamo anche nel pretorio, al pretorio, quando Gesù fu davanti a Pilato e lo incoronarono con le spine. E Pilato disse: ecco l'uomo, è un imperativo, ammirate, notate bene, guardate bene quello che avete davanti a te, fissate i vostri occhi sul compiersi di questa cosa. È quello che Paolo dice in Secondo Corinzi: ecco, le cose vecchie sono diventate nuove, tu sei una nuova creatura, sei una creatura che alcune traduzioni dicono una creatura che non è mai esistita, una cosa non che è stata rattoppata, una cosa che è stata riparata, che è destinata poi a rirompersi, a rinvecchiarsi. Sei una creatura nuova che non è mai esistita più. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Abbiamo visto l'altra volta che essere una nuova creatura non significa esclusivamente di avere i peccati perdonati, perché anche nel Vecchio Testamento i santi del Vecchio Testamento avevano i peccati perdonati, ma non avevano quella relazione con Dio e quella pace che porta la remissione dei peccati. La remissione dei peccati significa che sei stato liberato, sciolto dalla condanna, dalla colpa che ti si separava da Dio. E avere la remissione dei peccati ti ha riportato in uno stato spirituale originale come Dio aveva con Adamo. I santi del Vecchio Testamento non avevano questa pace. Abbiamo visto l'altra volta che Gesù non insegnò tutto ai suoi discepoli. Dovette ascendere, salire al Padre per mandare giù lo Spirito Santo affinché continuò i suoi insegnamenti ispirando autori delle Epistole del Nuovo Testamento, perché i discepoli non erano pronti, non potevano capire queste rivelazioni se non c'era la luce dello Spirito in loro. E Paolo, per esempio, l'autore di più Epistole del Nuovo Testamento, parla molto di Adamo, e parlò più Paolo, spesso più Paolo di Adamo che qualunque altro autore, e ci insegna che proprio Adamo aveva perso questa relazione con Dio, e non soltanto ha perso la relazione, ma ha perso la sua autorità su questa terra per dominare, per regnare su questa terra, perché Adamo praticamente ha tolto la sua corona e l'ha data a Satana.
Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Dunque in Cristo noi siamo stati ristabiliti in unione con Cristo e abbiamo di nuovo quell'autorità che Adamo aveva persa. È importante che noi capiamo bene la nostra identità in Cristo e che abbiamo una giusta identità in Cristo. Vedete, di nuovo, come ho detto, queste case di Chip, lui si chiama Chip, lei Joanna, erano case vecchie, da ristrutturare. Noi siamo una creatura nuova che è mai esistita e siamo delle creature adesso in Cristo che sono create per durare in eterno. Non c'è nulla nel tuo spirito del diavolo, niente, perché se tu morissi adesso dove vai? Vai in cielo, non porti le cose del diavolo in cielo, tu hai comunione, sei uno con Cristo adesso, dunque sei un prodotto per vivere in eterno. A me piace andare al negozio di Marco perché ha roba di qualità. Io ho dei strumenti, non è che sto facendo pubblicità a Marco, però ho degli attrezzature. Si accetta tutto quanto. Questo farlo girare nel negozio. E ho preso dei prodotti da Marco che ancora mi durano. Non sono prodotti, scusate, cinesi, ok? Però i prodotti di Marco non sono interi. Non li puoi portare con te. Però tu sei, tuo spirito è eterno da quando sei diventato una nuova creatura. Dunque quando tu vedi quel sipario che si apre di te, è per durare in eterno. Tuo spirito non cambierà, sei tu nuova, non sei più te, il vecchio. La parola di Dio, grazie, dice, no? Che che dice che ci ha fatti sedere nei luoghi celesti di Gesù Cristo. Dunque la tua posizione adesso non è solo qui, la tua posizione è qui e è lì nello stesso momento. Tu siedi in cielo con Cristo adesso, ogni cosa di Cristo è tua. E noi siamo dei beneficiari di lo scambio più grande che mai esistito, perché tu sei diventata la giustizia di Dio in Cristo. Avanti per favore, avanti per favore, ecco qua. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Tu sei diventato la giustizia di Dio in Cristo. Dio ti vede giusto perché la giustizia di Cristo è stata imputata su di te. Tu sei in Cristo, non c'è nulla del diavolo dentro di te. Dio è stato giusto scaricando, punendo il peccato sul suo figlio e donandoti la sua giustizia. E quando Dio vede te, vede il suo figlio e tu hai quella pace nel cuore. Gesù ha cambiato, c'è stato uno scambio, Gesù ha preso il nostro peccato per scambiarlo con la sua giustizia. Gesù ha preso le nostre infermità per scambiarle con guarigione, con salute. Gesù ha preso le nostre oppressioni, le oppressioni del diavolo per renderci liberi. Ha preso il nostro nome, eravamo figli del diavolo e ci ha dato il nome di figli di Dio. Dunque c'è stato uno scambio immenso, dunque prova a vedere la tua identità in Cristo. E questo spesso è dimenticato. E quando noi dimentichiamo la nostra identità è un'opportunità per il nemico, perché il nemico vuole lavorare su quel concetto, no? Che tu ancora, non so, in qualche modo devi ottenere qualche beneficio, devi fare qualche cosa,
devi studiare di più, devi pregare di più, Dio ti accetterà di più se fai questo e quello. No, quella è la religione che ti insegna che tu devi fare questo. Ma il messaggio della buona notizia è che tu sei la giustizia di Dio in Cristo. Tu non sei Cristo, ma Cristo vive in te. E questo ti dà potenza. Io sono un cielo con Cristo. Quando io sto qui, sto lì, quando lui è mio capo e opera attraverso me. Quindi dunque questo ci dovrebbe veramente darci quella certezza, no, fratelli e sorelle, di non aver timore, no? Di combattere la buona battaglia, di glorificare il nome di Dio. Sapete, esistono due tipi di persone. Ci sono persone credenti, nati di nuovo, e ci sono persone che sono figli del diavolo, ecco se può. L'uomo che è figlio del diavolo, che non ha Cristo, è l'uomo secondo Adamo, è l'uomo vecchio. L'uomo credente, la persona credente, è un figlio di Dio. È figlio del secondo Adamo. L'uomo carnale, l'uomo non credente, l'uomo non rigenerato, cosa fa? Lui è dominato dai suoi cinque sensi. La carne sua gestisce la sua mente e lo spirito è tenuto a bada, è spento, è cicatrizzato. Non lo ascolta, lo soffoca, la coscienza. Invece l'uomo credente, l'uomo nato di nuovo, l'uomo rigenerato, ha lo spirito che è vivificato, e quello spirito dovrebbe governare la mente, che poi governa il corpo. Avanti per favore. Cosa dice la parola di Dio nei Proverbi? Poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Come un uomo pensa, cosa tu pensi, così tu manifesterai nel tuo corpo. Dunque, di nuovo, l'uomo, secondo il vecchio Adamo, l'uomo non rigenerato, cosa fa? È dominato dai suoi sensi, quel che gli piace, viene in mente, fa lo spirito al messo giù. È dominato dalla carne. L'uomo rigenerato, invece, cosa fa? E i suoi pensieri devono essere sottomessi allo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dove vive? Vive dentro di te. Padre, Figlio e Spirito Santo sono in te. E avanti per voi, cosa dice? Voi, nuove creature, voi persone rigenerate, fratelli e sorelle di Cristo, voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa, ogni cosa, non alcune cose. Voi conoscete ogni cosa perché colui che sa ogni cosa è in te. E lui vuole che la tua mente sia rinnovata per scoprire quello che c'è in te. Avete visto prima sul film cosa faceva? L'uomo stava spiegando, per esempio, cosa c'era nella casa, quanto costava la casa, che tipi di riparazioni c'erano, no? Questo è come il pastore, o gli insegnanti, o coloro, i cinque ministeri, profeti, evangelisti, dottori, pastori, apostoli, cosa fanno? Sono dei doni che il Signore dà per dimostrare, per insegnare quello che già c'è dentro di te. Sono lì per farti approfondire cosa c'era prima nella vecchia casa e cosa c'è adesso nella tua nuova casa. Così tu puoi dire: wow, non lo sapevo, grazie a Dio, gloria a Dio per questo. E dunque le istruzioni che noi riceviamo sono per tirare fuori già quello che esiste dentro di te. Non sono cose che tu ti devono essere date, già è stato dato, tu hai ricevuto l'unzione del Santo. Non devi ricercare altre unzioni speciali. Oh, io voglio essere unto per fare questo, ungi lui per fare questo, ungi lei. Tu già hai l'unzione del Santo e tu hai 100% Gesù
dentro di te. Non può esistere di più o di meno del 100%. Avete sentito mai persone che dicono, ah sì, io faccio questa cosa al 200% o al 110%, ma se è 100% non c'è di più, no? Un bicchiere pieno non può essere più pieno, e questa è la pienezza che noi abbiamo in Cristo. Tu hai 100%, ogni cosa a tua disposizione, ogni cosa sua è nostra. Ma come lo possiamo conoscere questo? Quello che c'è in noi? Rinnovando la mente. E come facciamo a rinnovare la mente? Attraverso la parola di Dio che viene insegnata. E quando questo poi viene su, cresci di più. La tua mente diventa sempre più in linea con lo Spirito. E lo sai che succede? Più noi cresciamo, più la nostra mente è rinnovata, più piccolo è il bersaglio del diavolo, perché il diavolo, dove li attacca? Nella mente. Non ti può attaccare il tuo spirito, il tuo spirito è di Cristo, Cristo vive, ma il diavolo attacca la tua mente. La tua mente, e noi dobbiamo proteggere la nostra mente, no? Avanti per favore. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Noi abbiamo questa responsabilità di rendere ogni nostro pensiero sottomesso a Gesù Cristo, sottomesso alla parola, risvegliato dallo Spirito, e saremo più forti a combattere la buona volontà. Più cresciamo, più il diavolo ha meno spazio per attaccare la tua mente. Dunque, il credente nato di nuovo alla mente sottomesso allo Spirito. Però c'è il credente carnale. Credente carnale è una persona che è nata di nuovo, però continua a essere dominato dai cinque sensi, perché ancora non sottomette, non è nel processo di sottomettere i pensieri, i suoi pensieri e la sua mente a Cristo. E ci vuole pazienza con loro, no? Pregare. Siamo tutti in un certo senso credenti carnali, perché tutti noi sbagliamo, ma stiamo sempre più cambiando nell'immagine di Gesù Cristo. Dunque, ci sono vari modi, no, per crescere nel rinnovare la nostra mente. Abbiamo detto gli insegnamenti, la parola di Dio che viene insegnata, no? La preghiera, tempo comunione con Dio, dichiarazioni, a volte dichiarazioni, no? Io sono un nuovo uomo in Cristo. Diciamolo tutti insieme. Io sono un nuovo in Cristo. Bravo. Ecco, amen. Queste dichiarazioni cosa fanno? A parte che stai dichiarando alle tempere, no? Però sta stimolando il tuo spirito. Sta rientrando nella tua testa per andare giù. Ti stai allenando. Ti stai risvegliando quello che c'è in te. La Santa Cena che abbiamo preso adesso per ricordarci è uno strumento che il Signore rafforza la nostra fede, no? Ci sono questi metodi che il Signore, questi mezzi per rinforzare e stimolare la nostra mente a essere conforme con lo Spirito. E sapete, noi viviamo in un tempo di grande confusione religiosa, a parte il mondo sempre è stato in confusione religiosa. Adesso è una religione universale, molto preoccupante, e nei secoli la vera chiesa di Gesù Cristo, che voleva seguire la parola di Dio, è stata sempre perseguitata, perché aveva riscoperto, ha voluto mettere in pratica questo concetto della parola di Dio, della giustizia in Dio, della salvezza, della sua grazia, della sua fede. E il diavolo, Satana, ha voluto richiedere
chiudere quel sipario, ha voluto vuole chiudere quel sipario affinché tu non vedi chi sei in Cristo. Vuole farti vedere sempre che sei vecchio, sporco peccatore, indegno. Lui vuole fare quello, ma non è la realtà. Se uno è in Cristo, ecco, egli è una nuova creatura. E la religione ti dà questo tipo di sentimento. La falsa religione, uno spirito di religione fa questo. Perché lo spirito di religione fa innalzare i meriti dell'uomo invece di capire che è per Cristo che tu hai questa posizione, non per i tuoi meriti. Il diavolo vuole chiudere questo sipario per mostrarti chi sei in Cristo. E grazie a Dio noi siamo nel Nuovo Testamento, che è un patto migliore. Allora, non aspettare, questa è un'applicazione, non aspettate per rinnovare la vostra mente, ok? C'è un proverbio antico che dice, lo sapete quando è il momento migliore di piantare un albero? 20 anni fa. Il secondo tempo migliore è adesso. Dunque non rimandate, non rimaniamo a rinnovare sempre la nostra mente affinché si invia con lo spirito. Prima di impegni, meglio è. Lo devi fare tu. Non lo può fare il pastore per te, non lo può fare la tua moglie più spirituale per te. È una cosa che tu devi fare, è un impegno che tu devi fare a rinnovare la tua mente. Dunque, se Gesù Cristo vive in te, lo spirito di depressione non può vivere dentro di te, perché tu hai uno spirito nuovo, sei una nuova creatura. Se Cristo vive in te e sei una nuova creatura, non può avere uno spirito di panico, di ansia. Quelli sono attacchi mentali del diavolo. Noi dobbiamo capire che quando capiamo chi siamo in Cristo, riusciamo a discernere che, aspetta, il mio spirito non è depresso. Questo è un attacco mentale del nemico. E come posso combatterlo? Con la parola di Dio. Più noi ci immergiamo, più noi dichiariamo, più noi studiamo, più noi stiamo intorno al fuoco, più quella mente sarà ridotta nel pensiero sbagliato per aumentare nella dimensione del pensiero di Gesù Cristo. E saremo forti, perché il Signore vuole un popolo forte, un popolo santo. Okay? Nell'immagine che abbiamo visto, nel video che abbiamo visto che ci stava facendo un elenco delle spese, quanto è costato. Per la casa è costata questa, per l'idraulica è costato questo, per tinteggiare la casa è costato questo. Noi vogliamo sempre ricordarci, è quello che fanno i pastori e anche ognuno di noi, ricordiamoci quanto ci è costato, quanto è costato a Dio per renderci una creatura nuova. Non dimentichiamoci questo, il sangue di Gesù Cristo, per i meriti di Gesù Cristo e per la grazia di Dio, noi siamo una creatura nuova, perciò lo odiamo, perciò noi lo ringraziamo, perciò noi lo viviamo. E per viverlo qua di fuori di qui dobbiamo camminare secondo quel nuovo uomo che il Signore ha creato alla sua gloria. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.